stordisci i nemici più a lungo. Carica il colpo per generare una serie di scosse. Ti piace la carne ben cotta? Carica il colpo per ottenere una bella esplosione. Il legame funziona. Se per qualche motivo un esemplare della serie Alfa si allontana troppo dalla sua sorellina, ecco che entra in gioco il meccanismo fisico. Un catalizzatore chimico lo porta in uno stato di coma. È un rapporto simbiotico, rinforzato dalla firma dei feromoni della bambina. Il primo candidato funzionante fu Delta, credo. È un peccato. È un vero peccato che il povero dottor Suchong non sarà qui a brindare con noi. Sono tutta sola qui, signor Diario. Tu sei il mio amico segreto. Un medico viene sempre a farmi visita. Dice che Rapture ha bisogno di me e che domani dovrò andare con lui. Gli ho chiesto perché e lui mi ha semplicemente sorriso. Io non sono orfana. La mamma da qualche parte è viva e la zia Gracie probabilmente mi sta ancora cercando. Ma io non posso aspettare loro. Fuggirò e cercherò Amir e ruberemo un sottomarino. Prima di domani saprò cosa si prova a stare al sole. Lo so che ce la tieni nascosta!
l'agnello. Grazie all'Adam, le nostre anime trasmigreranno nel suo sangue santo e rinasceranno in un unico corpo immacolato. Fino alla scoperta dell'Adam, l'uomo era un animale schiavo dei propri geni. Il tiranno interno, brama, ingordigia, furia, l'ossessione di sé era impressa nel nostro DNA. Non stavamo tirando la grande catena del progresso, come credeva Ryan, ma vi eravamo legati. Ma ora, in teoria, possiamo modificare il progetto dell'essere umano. Servire il prossimo può diventare una cosa naturale come respirare. Il tiranno si estinguerà per sempre. Andrew Ryan ci ha lasciati disorientati e soli tra le rovine del passato. Sophia Lamb, invece, ci ha fatto capire che non siamo soli, ma siamo uniti come una famiglia. Perciò, quando vedete qualcuno prostrato in ginocchio, riconoscetelo come fratello e aiutatelo a risollevarsi. Sophia Lamb ci insegna ciò che è comune è bene, ciò che è irriducibile è giusto. Lei ci guida verso l'indivisibile, lungo un fiume di Adam. La figlia di Rapture, Eleanor, sarà il nostro vascello. In lei, noi rinasceremo. Ma la bestia è tra noi, figlioni. Essa indossa una pelle di ferro e le sue mani si chiamano morte e cambiamento. Vuole sottrarci la bambina e con lei il paradiso. Che siate soldati terrestri o angeli celesti, dovete resistere e rispedirla in lacrime all'inferno. Ok, dottoressa, eccomi qua. Ma non credo che indossare questa farfalla significhi che sono felice. Grace, ti conosco fin troppo bene. Ciò che ti caratterizza è il desiderio di avere figli, ma la fedeltà biologica ci rende nemici del resto del mondo, che invece dovremmo amare in egual misura. La tua povertà in questo senso è esemplare, ma la tua voce ispira la gente. Io ti sto chiedendo di unirti a una famiglia più numerosa. Anche se il tuo corpo ti ha tradito, potrai continuare a vivere in noi. Yeah!
I comandi delle pompe dovrebbero trovarsi sul retro. Attento però, una volta deviata la forza aspirante verso il Dionysus Park, avremo poco tempo per farti entrare. Non mi rimane molta aria ormai, ma resisterò. Assicurati di essere pronto prima di usare quell'interruttore. Crediamo nella figlia dell'agnello, salvatrice consacrata e vascello santificato, il cui sangue chiama il nostro sangue, il cui peccato assorbe i nostri peccati, la cui mente si alimenta delle nostre menti, alla cui vita si volgono le nostre vite, che ci solleva dagli abissi, trascende le tentazioni più basse e ci libera dall'ego. Ci rimettiamo al nuovo e all'ignoto, sostenuti dalla nostra forza comune e guidati dalla lemba. Che io sia un tiranno in lotta per il controllo del sogno di un uomo morto? La città non è nulla. Rapture deve morire, così che Eleanor possa sorgere dal suo cadavere. Lascia che ti dia una dimostrazione. La Lamb sta sovraccaricando le pompe. Crollerà tutto. Vai al Dionysus Park. Voglio che tu imprima questo momento nella memoria per me. Questa corsa animalesca e ululante nel buio. Ecco chi siamo noi. Vattene via da lì, ragazzo! Qui stai combattendo. Tu, solo, tra cadaveri.